In diretta dal Palafiori di Sanremo, nello spazio Book Sprint Edizioni, è qui con noi Giorgia Cernicchiaro. Ciao, benvenuta. Buongiorno, grazie. Potremmo chiamarti anche Daphne, volendo, eh? Sì. Ce l'abbiamo anche tatuato, Daphne. Sì. È il mio secondo nome. Esatto. Quindi Giorgia alias Daphne, quasi. E per l'appunto il libro si intitola Daphne, frammenti d'anima. Ci sei tu in questo libro, ma non è un racconto, tutt'altro, non è un romanzo, in realtà è una raccolta di poesie che più che poesie potremmo definirle canzoni. Sì, erano nate come canzoni e sono poesie che ho scritto in 20 anni di vita e nascono come canzoni, nel senso che il mio sogno da ragazza era proprio quella di trasformarle in qualcosa che poi io stessa potessi interpretare. E invece poi nel corso degli anni, per una serie di eventi, ho un pochino messo da parte questo sogno, e perché comunque poi arriva la famiglia, gli impegni, un po' di sacrifici, il lavoro, quindi le ho lasciate in un cassetto. Ne avevo scritte talmente tante che... È stato difficile anche fare una cernita. È stato difficile trovarle tutte, tanto per cominciare, quindi le scrivevo ovunque, avevo fogli dappertutto, scontrini, addirittura ci sono scontrini con dei frammenti di poesie, così, che mi venivano in mente dovunque mi trovassi. E era un po' una malattia per me, nel senso che qualunque cosa vedevo o che vivevo mi ispirava poesia, mi ispirava una massima, un'idea, un pensiero da dedicare e così me lo segnavo, dico adesso me lo segno qui, poi me lo scrivo. E invece poi rimanevano così, finché poi le ho scritte in un quaderno dove le ho raccolte e poi sono rimaste lì per tanti anni, ogni tanto le leggevo, le riguardavo e dicevo mamma mia, quanta poesia che non riesco ad esprimere e che comunque avevo paura a volte. E a volte ci sono pensieri che li lasci lì, su un foglio, perché sono protetti, perché certo. Non sempre tutti li possono capire. Sono intimi, sono personali. Sì, sì, sostanzialmente la poesia nasce per essere intima e non è dato a tutti entrare nella psicologia di una persona che scrive quel pensiero in quel determinato modo. O la devi conoscere veramente bene o comunque devi vivere con quella persona quella determinata esperienza che poi viene descritta o narrata. Di conseguenza un po' avevo remore nel leggerle o nel renderle pubbliche. Poi con la maturità superi le paure e cominci a metterti in gioco, cominci a dire ma sì, ci provo. Chi me lo fa fare di tenerle così? Però il mio sogno era quello di cantare. Esatto. E quindi non avendo avuto la possibilità di studiare musica nell'immediato da ragazza per una serie di motivazioni economiche, ho deciso di... Fortunatamente adesso mi sto muovendo da questo punto di vista. Meglio tardi che mai. Assolutamente. E così le ho inizialmente registrate alla SIAE per proteggerle, diciamo. Esatto, il diritto d'autore. Sì, per un copyright. E poi, in un momento che sembrava veramente essere il meno propizio della mia vita, sono riuscita a coglierne il lato positivo e mi sono dedicata alla stesura di questo libro, raccogliendo tutte le mie poesie, le più belle. Ho preso le più belle, le più significative, quelle che più mi raccontavano e che più raccontavano le cose che ho vissuto da giovane, da ragazza, quello che poi forse un po' tutti i giovani hanno vissuto, quindi rispecchia moltissimo, credo, rispecchia molto l'intimo, l'interiorità di un adolescente, soprattutto di quegli adolescenti che hanno vissuto forse tra gli anni più belli, gli anni 90. Sarebbe bello se anche i ragazzi di oggi leggessero questo libro, perché forse oggi con la tecnologia perdono la voglia di scrivere su carta quello che provano. Scrivono tutto nella chat, nei si messaggi. Si perdono un po' quelle emozioni. Sì, e qui ce ne sono tante di emozioni. È talmente un palpitare di emozioni questo libro che a volte bisogna fermarsi. Io credo che ci si debba fermare un momento e poi riprenderlo, perché... È un continuo esprimere sensazioni e io sinceramente sono contenta di quello che ho fatto. Stai aspettando di iniziare a cantare quello che hai scritto? Sì, ci stavo già lavorando qualche anno fa
spero comunque di continuare il mio lavoro, di realizzare questo progetto. E per il momento sto facendo delle serate e mi sono affidata comunque a un musicista che mi auguro mi segua per queste che sono le mie poesie, per trasformarle in canzoni. E diciamo che è bello, mi ha dato la forza di narrarmi, e quindi magari in un futuro vorrei scrivere un altro libro, anche forse più rivolto ai ragazzi, novelle, fiabe, qualcosa di questo genere, sarebbe molto bello. Assolutamente sì, con una mano ed una penna così non si può non continuare a scrivere. Ma parliamo di tanti momenti in questo libro della tua vita, anche momenti un po' più duri, momenti in cui magari tu non ti accettavi. Sì. Che cosa accadeva? Allora, questo libro, diciamo, è diviso in tre fasi. E la prima fase è l'affacciarsi alla vita di questa ragazza che si trova catapultata in una realtà che magari non è quella che si aspettava. E di conseguenza tutto cammina in fretta, tutto segue dei canoni, e tutto segue la bellezza estetica. Questa ragazza non si piace, non si accetta e a volte non che si autopunisce, però diciamo, è come se si trasformasse in qualcosa che non è lei. E era come se io vivessi in una continua metamorfosi, in una continua non accettazione di quello che ero, per essere diversa, per mostrarmi diversa. E come se volessi rendermi simpatica, rendermi piacevole, rendermi piacente, ma non ero in realtà così. Però questa è una consapevolezza che arriva dopo. Questa consapevolezza arriva con la maturità. Perché fino ad allora, quando ne parlavo, non riuscivo a esprimere realmente che il problema era il mio. Adesso ne posso parlare tranquillamente perché lo vedo come se io fossi dall'altra parte, vedo me stessa proiettata. E riesco quindi a riguardarmi come in tante poesie è scritto, come se la mia anima fosse fuori di me e mi rivedessi. E questa cosa la vediamo anche nella prefazione iniziale e nell'epilogo finale, che non sono in poesia, ma è un narrato di sogni in cui io mi rivedo nel mio sogno e magari mi chiamo, dico cosa fai? Perché faccio Certo. qualcosa che poi si è andata ad avverare e quelli che poi sono poi sogni premonitori di tutti. E che sono molto significativi perché hanno indicato poi chiaramente quello che è accaduto dopo e che in base a quello che è accaduto io sono diventata e quindi è una continua Sì, evoluzione. sì, sì. C'è anche un momento in cui tu stai poco bene, in un periodo, e quindi sei Sì, costretta a stare a casa per qualche sì, mese. sì, Quello è stato il momento di maggior creatività, potremmo sì, dire, di maggior sì, sì, sì. ispirazione. La mia evoluzione è stata proprio lì e quindi non Ti tutti i sei data mali. anche più tempo per pensare, Sì, elaborare e quindi poi fare la sì. scelta di poter Pubblicare poi il pubblicare il libro. Sì, libro. perché non tutti i mali vengono per nuocere, nel senso che alla fine dobbiamo cogliere sempre tutti il positivo anche dal negativo e anche da qualcosa che ci trafigge, che ci devasta, da un dolore così forte come quello che io poi racconto nella seconda fase, che è prettamente dedicata alla malattia, alla scomparsa di mio padre, e anche lì io attraverso uno scavare a mani nude nella mia sofferenza e in quella delle persone accanto a me, riesco a risalire. È come scalare una montagna, o è come risalire dagli abissi di un oceano, e risalire su. È una sensazione di soffocamento. Spesso io parlo in questo libro, neanche poi a farlo apposta, di mancanza di ossigeno. Non riesco mai a respirare. Nelle poesie spesso racconto della paura che non esca aria dai miei polmoni e neanche a farlo apposta mi sono trovata a vivere una situazione in cui non riuscivo a respirare, ad avere aria nei miei polmoni, proprio a causa di una malattia che fortunatamente è andata a guarire e sicuramente sono stata meglio, ma in quel momento ero veramente limitata. E io questa cosa l'avevo percepita, l'avevo sentita negli anni precedenti in queste mie poesie. Quindi io qua, proprio in quel momento ho detto adesso lo devo fare, adesso devo dare vita alle mie poesie e ai sogni che avevo fatto e che
e che per me avevano un significato, c'era un chiaro messaggio di qualcuno che mi parlava e mi diceva: questa cosa tu la vivrai realmente. Infatti il sogno iniziale parla di un disegno di mio figlio che io ho sognato per tantissimi anni, e quel disegno poi è arrivato, neanche a farlo apposta, ed è nel libro. Quindi dopo la prefazione c'è questo disegno di mio figlio che io ho voluto pubblicare, perché è parte integrante di tutto quello che poi ho vissuto e che è stato per me una rinascita, l'arcobaleno. L'arcobaleno è la quiete dopo la tempesta, ed è veramente, veramente molto significativo. Qual è? Ah, eccolo qui, eccolo, è proprio qui. Sì. Possiamo inquadrare magari. Sì. E poi invece nella terza parte? La terza parte invece è lo scoprirmi donna, veramente. Cioè il sapere che è passata la sofferenza, che poi comunque mi accompagnerà per tutta la vita, però quella mancanza di mio padre io la devo rendere in qualche modo costruttiva. Devo riuscire a realizzare quello che forse avrei voluto realizzare lui. E quindi, oltre a realizzare i miei sogni, che poi sono quelli di tutte le persone che prendono una casa, si sposano, fanno una famiglia, quindi sono sogni reali, concreti, importanti, io ho realizzato qualcosa di che per me ha un valore molto più elevato: l'uscire dalla paura. Io sono uscita dalla paura di me stessa, dalla paura dell'anatroccolo, di quell'animale, di quell'ibrido che non era, non si capiva cosa fosse, di quella sorta di ninfa che era mezza donna, mezzo animale, mezza donna, mezza pianta, da cui poi ho tratto il nome di Daphne. E sono uscita fuori donna, ha vinto la donna, l'essere umano. Ha vinto la voglia di voler vincere. Sì, indubbiamente. E ho trovato il coraggio poi di pubblicare queste poesie. Ovviamente non mi aspettavo che fossero capite, non mi aspettavo che piacessero a tutti. Sapevo che andavo incontro a qualcuno che avrebbe detto, a qualche giudizio forse forte, perché comunque non tutti mi hanno conosciuta realmente per come ero. Però noi non scriviamo libri per compiacere gli altri. Assolutamente no. Noi scriviamo libri perché abbiamo qualcosa da dire, da comunicare, che sia bella o brutta, che faccia male o bene, che risvegli le coscienze, che apra gli occhi alle persone. Io parlo per me, ma parlo soprattutto, io non sono una scrittrice, perché qui mi sono improvvisata scrittrice o poetessa, anche se vivo di poesia e di musica, però io parlo per tutti gli scrittori. Io penso che uno scrittore non debba scrivere un libro per compiacere gli altri, perché altrimenti sarebbe un giullare o un artista che lavora per committenza, come nel Medioevo. Il libro deve essere anche questo, deve essere il nostro specchio, uno specchio con il quale tu puoi parlare e dire quello che vuoi, cose che magari non puoi dire agli altri, ma che puoi condividere con il tuo specchio, che in quel momento è la pagina bianca su cui tu stai scrivendo. E allora in questo momento questo è il tuo specchio e noi lo leggeremo, ci specchieremo in esso. Daphne, direi, è stato un piacere conoscerti, e allora leggeremo Daphne, frammenti d'anima. Grazie. Grazie Giorgia. Grazie a voi.